chi lavora a Londra sa che esiste un salario minimo garantito alla maggior parte dei lavoratori chiamato National Minimum Wage. E ad aprile 2016 è stato introdotto anche il National Living Wage, che fissa a 7,20 la paga minima oraria per tutti i lavoratori che hanno più di 25 anni. Il National Minimum Wage ed il National Living Wage vengono fissati annualmente a livello nazionale. Ma sappiamo bene che a Londra il costo della vita è molto più alto rispetto alla periferia, e vivere quindi nella capitale con una paga di 7,20 orari, specialmente per chi lavora part-time e deve mantenersi gli studi, può risultare duro. Vada bene, ho detto duro, non impossibile. Ad ogni modo, proprio per questo motivo è stato introdotto anche il Living Wage, con il quale si indica il salario minimo che dovrebbe spettare ad ogni lavoratore, calcolato in base all'effettivo costo della vita in ogni città e non basandosi più sul salario medio nazionale. Il Living Wage viene fissato annualmente dall'organizzazione no profit Living Wage Foundation. L'ultimo aggiornamento è arrivato proprio qualche giorno fa ed è infatti stato introdotto un aumento del 4% del Living Wage a Londra e del 2,4% nel resto del Regno Unito. In termini numerici, questo significa che il nuovo Living Wage per Londra è salito a 9 sterline 75 rispetto alle 9,40 dell'ultimo anno, mentre nel resto del paese sale a 8,45, mentre invece precedentemente era di 8 sterline 25. È una buona notizia oppure no? Il Living Wage, a differenza del National Minimum Wage e del National Living Wage, è volontario. Cioè, sono le singole aziende che decidono se scegliere di pagare i propri dipendenti non meno di 9 sterline 75. Attualmente sono 3.000 le aziende che hanno deciso di adottare il Living Wage per retribuire i propri dipendenti, tra cui Everton Football Club, il gruppo bancario Lloyds, la British Library e via dicendo. Di queste aziende, 1.000 sono a Londra e sono sicurissimo che aumenteranno nel prossimo futuro. Sadiq Khan, il sindaco di Londra, ha annunciato il nuovo Living Wage proprio qualche giorno fa, sottolineando di voler promuovere la nuova paga oraria per rendere la città più giusta ed equa. Sono contento di vedere che ci stiamo avvicinando alle 10 sterline orarie. Ma dobbiamo fare di più in modo da coinvolgere ancora di più le attività economiche e le organizzazioni. A me questo sindaco piace davvero tanto. Inoltre, il primo cittadino di Londra vuole anche impegnarsi a verificare che le aziende che sottoscrivono l'impegno per pagare il Living Wage ai propri dipendenti traducano le loro volontà in pratica. Effettivamente, pagare il Living Wage fissato per Londra non è solo una cosa giusta e morale da fare, ma rende migliori anche le attività economiche. Visti tanti datori di lavoro che si sono già accreditati, già si sono capiti i vantaggi di questa scelta, inclusi una maggiore produttività e un turnover dello staff più basso. Mica una cosa da poco! Questo significa quindi che chi lavora in un'azienda che ha deciso di applicare il Living Wage avrà un aumento di salario, mentre per tutti gli altri si continuerà ad applicare il National Living Wage, che appare sempre più sproporzionato rispetto al salario minimo o il Living Wage. Ovviamente non preoccuparti, sarà una reazione a catena e piano piano tutte le aziende lo applicheranno. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube, oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciaone!